Poi qua ci ho anche le lettere sue e della madre. Ecco qua, queste sono parole sue. Quando mi mandò il denaro che stavo per morire. Caro Micuccio, non ho tempo di scriverti, ti confermo quanto ti dice la mamma, curati, rimettiti presto, voglimi bene, Teresina. E vi mandò assai? E 1000 lire, no? 1000 già. E il vostro podere, scusate, quello che vendeste, quanto valeva? Cosa poteva valere? Poco. Un pezzettino di terra. Ah, ma io, lo qua io il denaro, eh? Ah, denaro non se ne deve neanche parlare. E io quello che ho fatto per lei. Eravamo rimasti d'accordo ad aspettare 2 o 3 anni perché lei si facesse strada. Zia Marta poi me l'ha sempre scritto nelle sue lettere. Ma dico la verità, ecco, questo denaro non me l'aspettavo. Ma se Teresina me l'ha mandato è segno che ne ha d'avanzo, perché la strada se l'è fatta. Altro è che strada, caro Bovi. E dunque, tempo... A di sposare? Io sono qui. Siete venuto per sposare Sina Marni? Sta zitto, se c'è la promessa, non capisci niente, sicuro, per sposare. No, io non dico niente. Io dico solo, sono qua. Ah, io ho piantato tutto e tutti lì al paese, La famiglia, la banda, ogni cosa. Ho litigato con i miei parenti per via di quelle 1000 lire che arrivarono senza che io lo sapessi quando ero più morto che vivo. Ho dovuto strapparle di mano a mia madre che se le voleva tenere. Ah no, signori, denari, niente, Micuccio, Bonavino, denari, niente. Dovunque sia, anche in capo al mondo, io per me non posso perire. L'arte ce l'ho. C'ho qui l'ottavino. Ah sì? Avete portato con voi l'ottavino? E come no? Facciamo una cosa sola, io e lui. Lei canta e lui suona, capisci? Non potrei suonare in orchestra, forse. Sicuro. Perché no? Suonerete bene, mi immagino. Così così. Suono da 10 anni. Beh, e se ci faceste sentire qualche cosa, Oh, sì, sì, bravo, bravo, fateci sentire qualcosa. No, ma che cosa volete sentire a quest'ora? Qualche cosina, via, siate buoni. Un pezzettino. Ma no, ma non vi fate pregare, ecco qua. Ma su, via, per sentire. Ma com'è possibile così da solo? Oh, non importa, su, provate. Altrimenti, suono io, Beh, su. Per me, se volete. Vi suono l'arietta che cantava Teresina in soffitta quel giorno? Sì, bravo. quella. Ecco la signora! Su voi, sbrigatevi! La signora ha detto che vuole andare a tavola appena rientra. Voi, presto! Andate di là! Presto, sì. presto! La mia Marsina, ma dove l'ho messa? Di là! Di là! È stato lo stile del mio splendido! Veramente! Mio! Thank you.
Voi restate qua. Devo prima avvertire la signora. Di là, Dorina. In sala, in sala. Oh. Prego, eccellenza. Cavaliere, si accomodi. Il signor Conte favorisca. Chi sono? Un invitato. Ma che fate? Piangete? No. Quella gente. Ma come? Micuccio, tu qua. Sì, Marta. Oddio. Voi così. Che mi vedi? Col cappello, voi. Ah, già. Ma come mai? Senza avvertire. Che è stato? Sono venuto. Giusto questa sera. Oddio, Dio. Aspetta, come si fa, come si fa? Vedi quanta gente, figliuolo mio, è la festa di Teresina. Lo so. La sua serata, capisci? Aspetta un po' qua. Se voi credete che me ne debba andare. No, aspetta un po', ti dico. Io però non saprei, in questo paese. Eccomi qua. E Teresina? L'ho avvisata, gliel'ho detto. Ora, appena può, un momentino, si farà vedere. Intanto, noi ce ne staremo un po' qua. Sei contento? Per me? Io starò con te. Ma no, se dovete... Se volete andare di là anche voi. No, adesso di là si cena, capisci? Ammiratori, l'impresario, la carriera, capisci? Ce ne staremo qua noi due. Dorina ci apparecchierà subito questo tavolino e ceneremo insieme, io e tu, qui, vicino al fuoco. Che ne dici? Noi due soli. Ci ricorderemo dei bei tempi. Su, Dorina, qual è sta apparecchia per me e per questo mio caro figliuolo? Caro il mio Micuccio. Non mi par vero di trovarmi con te. Ecco. Sì, qua, così appartati, noi due soli. Lì capirai,
tanti signori. Lei, poverina, non può farne a meno. La carriera, come si fa? Li hai veduti i giornali? Cose grandi, figlio mio, cose grandi. E io, sai, sono come sopramare. Non mi par vero di trovarmi qua con te questa sera. Ma verrà, vi ha detto? No, dico per vederla almeno. Sì, sì, certo che verrà. Appena avrà un momentino di largo, non te l'ho detto? Sai, anche a lei, figurati, come farebbe piacere di starsene qua con noi, con te, dopo tanto tempo. Quanti anni sono? Tanti, tanti. Tanti. Figlio mio, mi pare... Ieri mi pare un'eternità. Quante, quante cose ho visto. Cose che non mi paiono vere. Oh, certo, non l'avrei creduto se qualcuno me l'avesse detto quando stavamo là a Palma, che tu venivi su in soffitta, coi nidi delle rondinelle nella travatura del tetto. Ti ricordi? Che ci svolavano per casa, in faccia, tante volte. E i miei bei vasi di basilico alla finestra. E donna Annuzza, la vicinella nostra, che ne è? Oh, morta? Me l'immaginavo. Vecchiarella fin d'allora, più di me. Povera donna Annuzza. Col suo spicchietto d'aglio. Ti ricordi? Veniva con questa scusa. Uno spicchietto d'aglio in prestito. Giusto quando stavamo per mandar giù un boccone. E... Poveretta. E chissà quanti altri morti, a Palma. Ma almeno morti riposano là, nel nostro camposanto, coi loro parenti, mentre io, chissà dove lascerò io queste mie ossa. Basta. Su, su, non ci pensiamo. Brava Dorina. Qua, 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 Dorina. Faccio io, lo servo io. Così? Sì, sì, grazie. Va bene? Roba buona, eh? La serata d'onore, capisci? Su, mangiamo. Ma prima... Qua posso farmela, di fronte a te. Bravo il mio figliuolo, anche tu, bravo il mio micuccio, sempre lo stesso, poverino. Ci credi che quando mi tocca di mangiare di lì, senza potermi fare il segno della croce, mi pare che quello che mangio non mi possa andar giù. Mangia, mangia. Ho una fame io. Non mangio da 2 giorni, sapete. Come? Non hai mangiato in viaggio? Non me l'ero portato da mangiare, ce l'ho qui nella valigia, ma... Ma? Ve lo devo dire. Mi sono vergognato, zia Marta. Mi pareva poco che tutti me lo dovessero guardare. Oh, che sci...